L'assegnazione della Maxi Villa non sarebbe così un colpo fortunato per Ilary Blasi, che ora si starebbe trovando a sostenere da sola le spese esorbitanti della villa a sud della capitale, un tempo divisa con Totti. Per mantenerla, la conduttrice spenderebbe almeno 30.000 euro al mese. La sentenza provvisoria del giudice del Tribunale di Roma ha stabilito che Francesco Totti dovrà versare ad Ilary Blasi un assegno mensile pari a 12.500 per il mantenimento dei figli. Alla conduttrice spetta la Maxi Villa all'Eur, quella che un tempo era di famiglia, la stessa a cui, secondo le indiscrezioni, avrebbe già fatto cambiare la serratura. Stando alle ultime ricostruzioni pubblicate dal Corriere della Sera, l'assegnazione della villa da 1.500 metri quadrati non sarebbe stato poi così un colpo fortunato per Ilary Blasi, che ora si troverebbe a dover mantenere da sola le spese esorbitanti della villa a sud della capitale. Una proprietà fuori misura, con 25 stanze, campi da tennis e da calcetto, spa, due piscine e chi può ne ha più ne metta. Il Corriere cita persino un particolare macchinario per la separazione automatica della spazzatura, oltre ad un sofisticato sistema di sicurezza con telecamere su tutta la proprietà. Il costo complessivo per il mantenimento si aggirerebbe intorno ai 30.000 euro al mese.